C'è un cambio di passo con l'approvazione di oggi rispetto al rapporto che ha la Regione con gli enti locali. Se prima con la precedente amministrazione c'era un rapporto coercitivo, quindi c'era un rapporto di forza dove la Regione costringeva i comuni ad effettuare determinate scelte, oggi la Regione decide di fornire semplicemente gli strumenti più idonei. Quindi da oggi in poi, con la facoltà che avranno i comuni di aderire all'unione territoriale oppure di uscirne in qualsiasi momento, si offre la possibilità a un sindaco di decidere qual è il modello organizzativo migliore per gestire il proprio comune, consapevolmente, in modo ponderato e soprattutto questa sarà una scelta esclusiva del sindaco e ne dovrà rispondere solamente ai suoi elettori e non al governante di turno e non all'assessore di turno. Dal nostro punto di vista questo è davvero un cambio epocale, perché passiamo da un rapporto, appunto, come dicevo, di forza a un rapporto alla pari, quale deve essere. Noi crediamo nell'importanza delle autonomie locali, nell'importanza dei territori e dei comuni, e con queste modifiche normative ne prendiamo atto e lo scriviamo in una legge. Oltretutto, paradossalmente, se prima la legge come era stata predisposta dal Saracchiani-Panontin prevedeva degli obblighi anche su determinate funzioni da svolgere in modo obbligatorio e ad altri in modo facoltativo, oggi si lascia completa libertà, quindi un sindaco paradossalmente potrà anche mettere all'interno dell'UTI funzioni diverse non previste dalla norma precedente, ma lo farà, ripeto, semplicemente perché lo ritiene il modello organizzativo migliore e ritiene che quel servizio svolto in forma associata potrà effettivamente garantire maggiori servizi ai propri concittadini, quindi ci sarà un risvolto positivo sicuramente anche per i residenti di quel comune, di quell'unione territoriale.